nel giorno del centenario della nascita di mio padre Peppino, ci è sembrato giusto immaginare di creare un legame con il luogo dove è nato. 100 anni fa, papà, il 24 ottobre del 1922, in questo piccolo borgo, frazione di Bianchi a Palinudo, veniva alla luce. E lui per tutta la sua vita ha tenuto un grandissimo legame con questo luogo, con la sua comunità e anche con questa chiesa e la Madonna del Carmine che custodisce questa chiesa stessa. Allora, simbolicamente abbiamo tessuto un arazzo che reinterpreta la figura di questa Madonna e l'abbiamo voluto donare in questo giorno speciale, non solo come un atto materiale, ma proprio come un atto simbolico di fratellanza, di comunione, di connessione tra comunità, quella di Soveria dove il lanificio per tanti anni, dal 1935 poi, ha operato e anche prosperato, e la comunità da dove a un certo punto è partito, dove mio nonno ha creato, diciamo, una parte importante di questa storia d'impresa del territorio del Reventino e del Savuto. E quindi è una testimonianza che il lavoro, il sacrificio, l'attaccamento ai luoghi può ancora avere un grande valore per comunità come la nostra.